Buonasera a tutti. Allora, le cose sono due qui. O resto in silenzio a vita e quindi vi lascio scorrere il video fino alla fine e non parlo, oppure decido di parlarvi e vi spiego un attimino come è uscito Codanto capolavoro dopo circa una settimana di lavoro più o meno. Allora, ho deciso di regalarmi la fascia Louis Vuitton, che credo non abbia bisogno di tante parole. E perché mi sarebbe sempre piaciuto avere qualcosa di questo stilista. Quindi, ma le scarpe o tante altre cose sono inaccessibili, quindi è inutile che io provi anche solo ad acquistarle. A questo punto, visto che ho imparato il peyote, ho deciso di realizzarmi, di regalarmi qualcosa. Allora, la fascia che vedete è lunga circa 18 cm, quindi l'esatta lunghezza del mio polso. In realtà io ho un polso di 17 cm, però per non farla stare proprio tipo salsicciotto ho preferito farla 1 cm più lunga. Ora, in questo modo voi non vedete il colore perfetto, perché io dovrei inclinarlo leggermente per farvelo vedere, ma le delica sarebbero talmente troppo brillanti che mi creerebbe problema farvi comunque vedere la bellezza del lavoro. Allora, ho realizzato una chiusura a T bar col triangolo peyote da una parte e da quest'altra, e da quest'altra il tubicino, come potete vedere. Eccolo qua. Ecco qua la chiusura. Vedete? Allora, perché? Perché ho realizzato il triangolo? Allora, prima di tutto, alla fine il risultato mi è piaciuto molto, perché il triangolo è molto carino. Però ho provato a fare il cerchietto peyote, ma penso di aver sbagliato onestamente la lunghezza, il filo. Avrei dovuto utilizzare un filo da tessitura, quindi un Silon, uno della Miyuki, sicuramente non il fare line che ho utilizzato per fare la fascia. Perché quando mi sono trovata a dover girare parte del lavoro del cerchietto, non ci sono riuscita, era talmente rigido che praticamente mi ha creato estrema difficoltà, proprio tanta tanta difficoltà. Però, come potete vedere, allora il triangolo peyote è a 6 giri, quindi io li conto così: 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a 6 giri ho inserito 2 delica oro, 9 delica bronzo, 2 delica oro, 9 delica bronzo, 2 delica oro, 9 delica bronzo. Allora, le delica che ho utilizzato per questo bracciale sono precisamente le DB0042, quelle in oro, e le DB0022G, quelle in bronzo. C'è un piccolo, secondo me, errore: avrei dovuto utilizzare le DB0022 semplicemente, oppure le DB0022L, ma non le G, perché sono molto belle, però purtroppo sono galvanized, e come tutti sapete, le delica galvanized sono belle quanto rognose, perché perdono colore molto facilmente. Il pensiero, onestamente, di rifarmi la fascia Louis Vuitton, visto che mi ha portato via una settimana, un pochino mi terrorizza. Spero, visto magari che centellinerò il suo utilizzo, che mi duri il più possibile. Volevo semplicemente appunto farvi vedere la fascia. Spero vi piaccia, perché a me piace moltissimo. Credo che domani mattina la utilizzerò subito. Spero, insomma. Ecco, però potete vedere, tra l'altro, come mi è venuta a lineare, essendo la mia seconda fascia, credo mi sia venuta abbastanza bene. Spero, visto che comunque l'ho fatta abbastanza rigida, abbastanza attaccata al polso, scusate, ecco qua, che di averla comunque cucita bene sia in questo punto che qui. Spero, insomma, di averla cucita bene, perché l'ho cucita proprio praticamente fino alla fine del filo. Sono passata nel triangolo bucata al peyote, sono corsa fino giù praticamente, mi sono fermata a metà fascia con il filo sia da questa parte che da questa. Quindi spero, presumo, spero soprattutto con tutto il cuore che non debba rifare tutto. Quindi questa è la fascia. Io vi saluto, buona serata a tutti. Questa è la mia creazione della domenica. Un bacione e alla prossima.